Buonasera, benvenuti. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, che stanno partecipando a questo incontro, che è il primo di quest'anno. È un po' di anni che facciamo incontri con Alberto Urro, è il nostro referente interno al liceo scientifico di Ferrara per il progetto Punto di Vista. Si collabora con Promeco da tanti anni, con Alberto altrettanti, perché è sempre stato lui il nostro referente qui al liceo. Il progetto, poi anche Alberto di solito dedica qualche minuto a questa cosa, è un progetto che coinvolge in prima persona i vostri figli, gli alunni, perché vengono incontrati nelle classi, proprio in questa fase stiamo incontrando le classi prime, una a una, per capire un po' quali sono le relazioni tra di loro, come stanno, se stanno bene a scuola, se stanno bene anche se lo vogliono dire a casa, insomma, se il loro modo di vivere questa parte di percorso di vita che li coinvolge con un impegno importante nella scuola, li sta facendo camminare bene. Li incontriamo non solo nel gruppo, ma anche individualmente. E poi non solo incontriamo i ragazzi, ma Alberto incontra anche, come oggi, i genitori e incontra anche gli insegnanti, perché il pensiero è che se riusciamo a far star bene gli adulti che stanno vicino ai nostri ragazzi e ai vostri figli, forse riusciamo a far star bene anche i figli, insomma, ci si prova, non è facile, ma ci si deve provare. Un titolino che è a fianco dell'incontro, perché ci teniamo a far capire che non siamo in cattedra a insegnare, ma siamo qui per cambiarci delle esperienze di educazione, e infatti si chiama Educhiamo Insieme, cioè ci si prova, non siamo schierati su due fronti differenti. Cerchiamo di collaborare sull'educazione, sulla crescita dei vostri figli. Noi gli abbiamo in mano, anche se tutti insieme, una parte della giornata, per il resto chiaramente sono in mano a voi. Quindi ragionare sulla loro crescita ci aiuta e speriamo che possa dare un contributo anche a voi nel vostro percorso genitoriale. Il titolo di questo primo incontro di quest'anno l'abbiamo chiamato Tutti in classe, o quasi, anche perché tutti in classe ci sembrava un po' esagerato, visto che anche adesso siamo già in fase con persone a casa, ma anche perché quel o quasi voleva dire li abbiamo veramente recuperati tutti, sono veramente tutti in classe, stanno veramente rimettendo in gioco le loro relazioni, questo anno e mezzo di difficoltà che stiamo vivendo, che comunque affrontare le difficoltà non è sempre una cosa brutta, insomma, no? Ci mette di fronte alle cose della vita anche, ma ci ha permesso di riaverli tutti qui, sono veramente tutti qui con noi, o sono ancora lì che stanno provando a mettersi in gioco, ecco, ad abbassare un po' quando si può la mascherina, a far vedere se sotto hanno un sorriso, a farci vedere, insomma, attraverso i loro occhi che cosa stanno più o meno vivendo. Quindi questo era il titolo. Ci tengo a ricordare oggi che anche la giornata contro la violenza per le donne, va bene, cioè che riguarda proprio il ricordare questa cosa che accompagna purtroppo la nostra società. La violenza è un aspetto che c'è nel mondo, spesso tocca i deboli, le donne a volte sono il lato debole e fragile, anche se non è sempre vero di questa società, e comunque anche quando sono i forti, a volte ci rimettono per quello. Parlare di educazione dei nostri figli, secondo me, vuol dire anche mettere al centro il tema proprio di cosa pensano, cosa potranno pensare in futuro i nostri maschi e le nostre femmine, delle relazioni tra loro. Quindi, insomma, non affrontiamo oggi questo tema, ma ci teniamo a averlo presente nello spazio educativo. In queste giornate, nella scuola, stiamo parlando anche di questo, insomma, con conferenze, confronti, con i ragazzi. Adesso lascio la parola ad Alberto, ti lascio incominciare, poi dopo mi dici tu quando iniziare questa provocazione, questo video appunto che vuole muovere un po' le cose dell'incontro di stasera. Prego, Alberto. Ma intanto, come sempre, buonasera a tutti e grazie per essere qua, nel senso che io dicevo prima, insomma, nello spazio informale, mentre aspettavamo che si unissero a noi altre persone, il nostro tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, quindi quando io vedo le persone che ritagliano uno spazio e cercano di confrontarsi con i sistemi che sono anche questo, per me è sempre un bel regalo, non so come dire.
perché il nostro tempo è molto prezioso, diventa sempre più complicato trovarlo, e quindi è un ringraziamento non formale, ecco. È un ringraziamento di contenuto, perché ci dedichiamo del tempo, no? E quindi Andrea, molti insegnanti che si sono collegati, e tutti voi come famiglie, con tutti gli impegni che abbiamo, insomma, mi sembra una bella cosa. E non è per nulla scontato in questo periodo, e parleremo anche di questo, perché non è scontato dedicare tempo all'altro. Una volta si facevano le cose insieme e molte volte, diciamo così, era un processo quasi scontato, c'era una società che ci delineava un percorso di crescita che era proprio legato a dedicarsi del tempo. Adesso non è più scontato, abbiamo un tempo virtuale, abbiamo un tempo che è molto meno concreto e meno palpabile. Quindi, torno a dire, io sono sempre molto, molto contento di passare del tempo con le persone. Abbiamo fatto delle scelte in questo periodo qua, che è quello di passare, di fare delle piccole cose non lunghe, no? Per cui un'oretta, un'oretta e mezza, e questo l'abbiamo fatto di proposito perché pensiamo sempre di più che tutti noi non abbiamo bisogno di sermoni, abbiamo bisogno di qualche stimolo, di qualche parola che ci rassicura, di qualche parola che ci apre un po', diciamo così, gli occhi rispetto delle cose che magari nella nostra quotidianità, proprio perché è una quotidianità e proprio perché è immersa dentro un'affettività profonda, non riusciamo a vedere delle cose. Un tempo questo avveniva, diciamo così, all'esterno, era normale confrontarsi, era normale fermarsi sui pianerottoli di casa, era normale incontrarsi in maniera così assolutamente, ripeto, informale, e ci si scambiavano delle parole. Adesso anche questo, sicuramente in questi anni ultimissimi con la pandemia, ma anche da molti anni a questa parte, proprio come altra pandemia che insomma abbiamo fatto fatica ad accorgersene, ma c'è stata un'altra pandemia, che è quella dell'allontanamento sociale, del ripiegamento di tante cose, ci siamo un po' abbandonati, ecco, ci siamo allontanati l'uno dall'altro, abbiamo cominciato a pensare di potercela fare e di poter riuscire a portare avanti anche l'educazione dei nostri figli, forse in famiglia, no? In una individualità, in una soggettività. Adesso tutto quello che è successo ci sta portando, se vogliamo, spingere molto sull'acceleratore della positività, ci sta portando anche qualche riflessione che potrebbe aiutarci a cambiare rotta, no? Che è quella proprio del fare qualche valutazione. Il titolo che abbiamo scelto è Tutti a scuola quasi, ma ovviamente è un titolo che da un lato mette in evidenza un aspetto doloroso, perché abbiamo davanti a noi, soprattutto in questo momento, in questo periodo esatto proprio dell'anno, abbiamo un riacutizzarsi di una problematica che avevamo pensato fino a qualche mese fa di riuscire un po' diversamente, insomma, a gestire. E dall'altro questo aspetto di forte emotività, diciamo così, che è legata a queste scuole che ogni tanto hanno delle aule vuote, ogni tanto hanno degli atri meno frequentati, ci sono questi intervalli che sono un po' metafisici, con i ragazzi chiusi nella loro aula. E tutto questo dall'esterno crea qualche emozione che non è delle migliori, perché anche negli ultimi incontri che ho fatto all'interno della scuola, ho visto questa dinamica, no? Di queste scuole che sembrano un po' desertificate, un po' assonnate, come se ci fosse un tempo che è diverso da quello che eravamo abituati a vedere, con gli spostamenti rapidi, a volte maldestri dei ragazzi, qualche richiamo urlante di qualche insegnante che richiamava i ragazzi. Adesso è tutto un po' più sotto traccia. Quindi sicuramente, anche se non è il tema, diciamo così, preciso di questa sera,
sicuramente quello che è accaduto da un paio d'anni a questa parte con la pandemia ha certamente creato delle problematiche in più, ha creato delle complessità in più negli adolescenti, ma soprattutto negli adulti, che accompagnano gli adolescenti e che più che mai oggi hanno tanti punti interrogativi. Quindi facciamo un po' fatica a fare i contenitori, facciamo un po' fatica a rassicurare quando anche noi siamo dentro un mare di domande, dentro un mare di ipotesi del nostro futuro che ci lascia un po' così. Quindi il tema di oggi è un po' come accompagnarli, quali possono essere le modalità, le parole. In più un piccolo regalo che arriva, a dire il vero, devo essere onesta, arriva ripeto, da una scuola media, una scuola secondaria di primo grado, sono ancora tarato agli anni 70, è una scuola media dove abbiamo fatto e stiamo facendo questi incontri per genitori e le insegnanti referenti hanno inserito all'interno degli incontri di genitori alcuni pezzi di video, alcune cose gradevoli, molto rapide e quindi ho pensato di farvi questo piccolo regalo di breve conversazione pubblica di un grande della psicologia che devo onestamente dire non è uno dei personaggi, diciamo così, a cui sono più affezionato, che è Paolo Crepé, che dice un paio di cose sulla genitorialità. Però pensavo di tenerlo un po' verso la fine. Prima scaldiamo un po' i muscoli, ci prepariamo, facciamo un po' di respiro perché con l'esperienza anche Crepè si è un po' disinibito e dice cose che turbano un po', nel senso che ci mandano un pochino in defiance. Allora prima facciamo tutto un percorso di riscaldamento muscolare in modo tale che quando arriviamo ad ascoltare Paolo Crepè siamo in grado insomma di cogliere gli aspetti positivi e non di cogliere gli aspetti diciamo così più inquietanti. Ecco, quindi tornando ai ragionamenti che ci hanno spinto, ripeto, a fare questi incontri, i ragionamenti sono sempre gli stessi. Il primo è legato certamente a questo progetto, che è il progetto Punto di Vista, che ormai è in tutte le scuole, siamo un po' come il prezzemolo, in ogni scuola c'è un operatore, è molto personalizzata, quindi ogni operatore ha una sua modalità di approccio all'interno delle scuole, però il sistema e il progetto è unico, abbiamo delle attività che sono, diciamo così, omogenee in tutte le scuole e l'idea è quello di avere un punto di riferimento esterno, un punto di vista esterno che non vuole creare ambiti di terapia dentro la scuola, ma vuole sostenere un po' i ragazzi nei periodi di difficoltà e dare delle chiavi di lettura e delle strategie agli adulti che li accompagnano verso la crescita, no? Detto in maniera molto semplice, è la prevenzione, perché la prevenzione di quelli che vengono definiti comportamenti a rischio è in realtà il potenziamento di quelle che sono le capacità critiche dei ragazzi, il potenziamento della loro autostima, insomma, le cosiddette life skill, le competenze sociali, il cercare di credere di più in se stessi, che questo è un passepartout rispetto a tutte le difficoltà che incontreranno e che per certi versi non possiamo evitarle, anzi, per certi versi è meglio che incontrino delle difficoltà in questo momento della loro vita, dove riusciamo a intervenire, dove riusciamo a proporre, come adulti, o dovremmo farlo, delle chiavi di lettura, delle strategie per uscire dalle difficoltà. Si può cadere, anzi è importante cadere, soprattutto a quest'età, torno a dire. È importante cadere ed è importante capire che quando ci si rialza un po' più svegli, un po' più capaci di comprendere quelle che sono un po' le difficoltà del manto stradale, le difficoltà del percorso che una persona fa e soprattutto capire che per rialzarsi a volte si ha bisogno di qualcuno che ti aiuti, insomma, quindi bisogna affidarsi, imparare un po' ad avere un po' di umiltà nei rapporti, non essere giudicati. Ecco, questo alfabeto è un alfabeto che io definisco ecologico, che appartiene ai ragazzi in maniera
come genetica dell'adolescenza appartiene sempre di meno agli adulti, purtroppo, no? Che invece, naturalmente, scusi tutti i presenti, rappresentano per gli adolescenti, presentano agli adolescenti una società molto, diciamo così, spinta a dare delle risposte immediate, a dare delle risposte che stanno molte volte sulla superficie, che tendono a dare una risoluzione alle problematiche concrete senza fare un'operazione di approfondimento, senza cercare di comprendere di più. E a volte questo comprendere di più si rivolge verso gli adolescenti, invece questo comprendere di più dovremmo rivolgere verso noi stessi, perché in realtà siamo noi che dobbiamo capire di più. Le ragazze stanno aspettando e molte volte as si aspettano dall'adulto delle risposte o forse ancora meglio delle domande giuste, corrette. Si aspettano forse uno sguardo verso il loro futuro che gli fa vedere qualcosa che loro riusciranno a fare senza per forza una presenza costante e forse eccessiva dei propri genitori, dei propri punti di riferimento. Cioè il percorso di crescita è fatto anche da una sorta di lento svezzamento, lento e graduale abbandono. Diciamo un abbandono controllato, un abbandono che deve essere fatto con una certa, diciamo così, con un atteggiamento di accompagnamento. Ma certamente i ragazzi devono crescere, devono sapere, devono capire cosa significa anche immaginarsi una sorta di adultità, no? Quale sarà la loro modalità di essere adulti un domani. E per fare questo devono cominciare, no, a navigare in mare aperto. Devono cominciare a farlo con le inquietudini, le irrequietezze e diciamo, i punti interrogativi che fanno parte un po' del percorso di vita. Molte volte invece vediamo qualcosa di diverso, vediamo degli adulti che arrivano prima, cercano un po' di fare i parabrise, come si diceva un tempo, i parabrezza, e questo non va bene, no? Nel senso che l'accompagnamento deve essere un affiancamento, non un mettersi davanti per evitare il vento, il cattivo tempo, ma deve essere un modo per fargli capire che le difficoltà ci sono, che vanno affrontate, a volte insieme, a volte distanti. Questo è quello che stiamo un po', è quello che sto un po' notando, no? Nei ragazzi di oggi, soprattutto di fronte a questa pandemia che ha in una qualche maniera, diciamo, acuito delle difficoltà e delle caratteristiche di un mondo di adolescenti che è molto sedotto da un mercato, che è il mercato che voi ben conoscete, che è il mercato che propone la rete, quindi sono molto attaccati al virtuale, sono molto sedotti da questo ambito. E riportando un po' le osservazioni di alcuni ragazzi quando raccontano in classe, quando si rilassano, quando escono io la chiamo dalla modalità adulto, cioè quella modalità che ci dicono quello che vogliamo sentirci dire, per cui andiamo a casa contenti, quando escono un po' da questa maschera, ci raccontano la loro verità, che è una verità fatta di frasi che sono come quelle che ho sentito poco tempo fa di alcuni ragazzi che dicevano: ma noi nel momento in cui non siamo a scuola, a volte entriamo nel rapporto con la rete, con i dispositivi, i computer, gli smartphone, tendenzialmente perché hanno ho tradotto naturalmente, hanno un effetto anestetico, mi consentono di farmi passare il tempo senza pensare a tutta una serie di cose che mi stanno creando e che mi danno ansia, mi danno, diciamo così, inquietudine. E le cose che mettono inquietudine molte volte non sono gli errori dei singoli genitori. Quindi non entriamo nel percorso del mea culpa perché ogni genitore ha una serie di responsabilità, voi lo sapete, perché nel momento in cui prendiamo delle decisioni,
prendiamo una strada, evitiamo di prenderne un'altra e quindi sicuramente stiamo sbagliando e sicuramente ci saranno delle cose che andrebbero fatte diversamente. Questo lo sapete perfettamente, non dico meglio di me perché anch'io sono genitore, quindi ho rivisto e man mano che si va avanti nel tempo, negli anni, uno rivede, dice ma quella volta potevo fare così, quella volta potevo fare colà. E quindi è normale che un adulto vagamente sensato possa avere dei dubbi e possa farsi delle domande rispetto alle scelte che ha fatto e soprattutto verso le modalità con le quali ha cresciuto i propri figli. Certo è che la necessità che gli adolescenti oggi hanno è quella di avere degli adulti un po' più, diciamo così, sereni, capaci di stare dentro una navigazione col mare tempestoso, meno, diciamo, in un'ottica di condivisione di tutte le difficoltà che abbiamo noi adulti. Insomma, ci chiedono di essere un po' più, passatemi il termine, tradizionali, che è il massimo del paradosso e della contraddizione per, la nuova generazione di adolescenti, no? Che apparentemente sembrano molto diversi, dagli adolescenti di qualche tempo fa e che effettivamente per certi versi lo sono perché ci chiedono alla fine di essere degli adulti un po' più tradizionali. Non riescono a capire gli adulti che diciamo così, si dilettano ed entrano in meccanismi di seduzione con i social. Si fanno le domande, si chiedono ma perché l'adulto entra e ci fa uscire da Facebook quando è uno strumento per noi, era stato pensato per... E questo è un meccanismo allargato anche a tantissimi altri ambiti che fa capire un po' quelle che sono le richieste di questi ragazzi che soprattutto in questo periodo hanno un contatto più continuativo con gli adulti, perché chiaramente stanno in casa, hanno una sorta di quotidianità, no? Maggiore. Questo fatto chiaramente li porta ad avere un'esposizione anche a quelli che sono i nostri stili, il nostro modo di stare con loro. Quindi tutti a scuola, tutti a casa. Adesso torno a dire, io mi auguro, incrocio le dita e spero che quest'anno e questa situazione pandemica riesca ad avere una soluzione diversa, un approccio, speriamo di poterlo, diciamo, concretizzare con una presenza più costante dei ragazzi nella scuola. Che cosa ci siamo accorti? Ma ci siamo accorti anche nelle nostre condivisioni con Andrea, con tutti gli insegnanti che si occupano dei ragazzi non solo come studenti, ma come persone, come portatori di sensibilità, ci siamo accorti che questa fase un po', diciamo così, di difficoltà, no? Nel stare dentro, stare fuori, c'è qualcuno che non riesce più a rientrare, no? C'è qualcuno che tende a rimanere fuori, fa fatica a ritrovare, diciamo così, la spinta, l'energia, il gusto, per certi versi la fatica anche del contatto con la realtà, delle relazioni vere, non delle relazioni virtuali. E questo è sicuramente un pezzo di coda lunga di quel percorso, estremamente problematico e difficoltoso che è stato legato un po' ai periodi di lockdown, alla didattica a distanza, che ha, torno a dire, sviluppato, acuito già delle caratteristiche che avevamo già notato, no? Della tendenza al richiudersi un po' in se stessi, a stare dentro, delle scatole relazionali molto, molto ridotte, no? Dei prodotti di nicchia anche tra amici. Ecco, questo se da un lato ha purtroppo un aspetto di seduttività nei confronti degli adulti, perché alcuni adulti vedono questa loro scarsa socialità o questa socialità molto di nicchia
come un fatto positivo perché evita a noi anche qualche pensiero in più, no? Sul chissà dove sta andando, chissà con chi sarà. Dall'altra parte riduce quella che è un'esperienza che definirei primaria, legata alle relazioni, che soprattutto a quest'età serve poi per impostare un'età adulta equilibrata. Oppure dall'altra parte abbiamo tutta questa serie di eccessi che leggete un po' anche nelle cronache, sentite un po' dappertutto sugli eccessi che sono successi anche a Ferrara, eccessi anche drammatici, assolutamente pesanti, difficili da comprendere, drammatici, dolorosi anche diciamo così, da digerire, non so come dire. E questi eccessi, che sono eccessi legati un po' a questa situazione di aggressività un po' pervasiva, di modalità molto maldestra, palesemente maldestra, un po' diciamo così, da pièce teatrale quasi, no? Dove ritroviamo dei ragazzi che hanno diciamo, degli aspetti di relazione gruppale che a volte sono un po' pericolose, ci spaventano, no? E nella loro individualità invece esprimono delle grandissime fragilità. Allora, per certi versi, essendo tutti noi adulti, abbiamo attraversato anche noi il mimetismo collettivo, no? Dove all'interno dei grandi gruppi, dei piccoli gruppi, ci si lasciava un po', diciamo così, andare rispetto alle inibizioni delle regole, quindi si potevano fare anche cose un po' sopra le righe. Però in questo caso gli atteggiamenti di aggressività, di aggressione proprio che abbiamo avuto, secondo me sono molto, molto preoccupanti. Sono preoccupanti e lo sono perché tendenzialmente oltre a preoccuparci, non riusciamo a fare altro, sembra, no? Quindi non offriamo in realtà delle soluzioni, se non quelle che a volte sono quelle del inasprire, i controlli, che a volte sono più le parole che poi la sostanza, perché come fai a inasprire i controlli? Non è possibile, non possiamo mettere a ciascun ragazzo un drone che controlla la propria modalità di relazionarsi con gli altri. E dall'altra parte invece registriamo con grande inquietudine il fatto che abbiamo questi adolescenti che tendono a uscire, no, dalla regola, uscire dalla linea, diciamo, di demarcazione nell'ambito, diciamo così, della correttezza nei rapporti, e che spesso spingono un po' troppo su quelle che possono essere delle reazioni che hanno sicuramente a che fare con la loro età, quindi in maniera fisiologica, ma che a volte eccedono, no? E quindi creano danno, creano problemi gravi. Ecco, tutti questi aspetti sono degli aspetti che in realtà sono legati un po' al modo di crescere che hanno i nostri ragazzi, un po' più modo di crescere un po' laboratoriale, un po' da campana di vetro, hanno meno diciamo così, relazioni. Un po' diciamo di quelle che hanno a che fare con l'approccio corporeo, non sanno esattamente cosa vuol dire avere dei geloni nelle mani, non sanno che cosa significa tante volte sbucciarsi le ginocchia, non sanno cosa significa fare molti chilometri a piedi perché non c'è la possibilità di prendere un autobus. Cioè, sono quegli aspetti che la nostra generazione, che non è la generazione che ha attraversato la guerra, quindi noi non è che andavamo in giro con le biciclette, con le gomme rigide, e non attraversavamo dei fiumi perché i ponti erano stati bombardati. Però molti di noi hanno comunque un'esperienza abbastanza, tra virgolette, ruspante, no? Del modo di essere stati adolescenti. Questa esperienza ruspante ha a che fare anche un po' con la possibilità di uscire dalle regole, di trasgredire. Sono perennemente sotto controllo, abbiamo un controllo no, immediato, se sono presenti o non sono presenti a scuola, non esiste più il fuoco, no? Il fuoco
fare fuoco, che era una dimensione un po' di prove generali di trasgressione, in cui il genitore doveva fare la sua parte, se se ne accorgeva doveva chiaramente ripuntualizzare le regole. Però faceva parte un po' di questo gioco in cui l'adolescente stava e cercava di mettere in discussione i confini dell'adulto. Adesso è tutto molto in laboratorio, noi siamo diventati tutti molto bravi pedagogisti, educatori, psicologi, terapeuti, parliamo, cerchiamo di affrontare con una certa attenzione alle loro problematiche, siamo pronti ad ascoltarli, a dirgli e parlargli nella maniera giusta, al momento giusto, a stare zitti quando ci viene o capiamo che non è il momento di parlare. Questa punta di forchetta con la quale noi ci stiamo comportando però ha degli effetti collaterali, ha degli effetti collaterali che non significa che stiamo sbagliando, perché se avessimo capito cosa c'è di giusto e cosa c'è di sbagliato, io intanto farei un altro mestiere, sarei più sereno e via dicendo. Ma è il fatto che sicuramente questi effetti collaterali di questa modalità di relazione con gli adolescenti sono quelli che non permettono agli adolescenti banalmente di sviluppare dentro di loro quella consapevolezza del confine tra l'aspetto trasgressivo e l'aspetto invece normato, quello che è un po' la regola, ad esempio. Non consentono a noi adulti di capire, di comprendere fino in fondo che il periodo dell'adolescenza è un periodo fisiologicamente scomodo per l'adulto, che l'adulto deve stare in quello scarso agio e comfort perché abbiamo pensato di avere dei figli, i figli non possono rimanere solo bambini, ma diventano adulti. Il fatto è che per diventare adulti bisogna passare dall'adolescenza, e l'adolescenza è una prova generale di cose assolutamente sbagliate, di cose che vanno riviste, ma servono per diventare adulti, serve per capire come conformarsi, come trovare degli spunti, delle risposte per poi creare delle buone basi per diventare degli adulti. Insomma, un buon lavoro, diciamo così, fatto durante l'adolescenza significa poi avere creare dei presupposti di resilienza, di radicamento nel periodo dell'adulto. Il fatto è che il buon lavoro dell'adolescente è un cattivo lavoro per l'adulto, non so come dire, quindi c'è sempre come si dice, questa coperta che è un po' corta, quindi qualcuno si scopre. E tendenzialmente l'adolescente, per fare bene il suo mestiere, tende a mettere in croce un po' l'adulto, tende a metterlo in scacco. La presenza, l'assenza all'interno del contesto scolastico a volte è anche uno strumento per mettere un po' in croce gli adulti. Vado, non vado a scuola, non mi sento, mal di testa, mal di pancia, oggi non vado a fare niente. Tutto questo meccanismo è un meccanismo che la generazione precedente, diciamo, la generazione precedente dava una risposta unica, standard per tutte le cose. È una cosa da fare, si fa appunto. Questo non significa che questo aspetto, sia un aspetto esclusivamente positivo, però sicuramente la generazione precedente non metteva sul bilancio dell'affettività la rispostaccia, non metteva sul bilancio dell'affettività e la paura abbandonica che molti adulti oggi hanno, del mettersi anche in contrapposizione con i propri figli, con i propri adolescenti. Sicuramente mio padre, quando mi dava delle rispostacce, non pensava minimamente che questo mi poteva produrre un trauma e che io poi avrei dovuto cercare uno psicologo per poter ricucire questa ferita. E questo fatto era legato sicuramente ad una forma mentis di una generazione che non, era molto diversa dalla nostra, che abbiamo più competenze educative, più attenzioni nell'ordine dell'emotività, dell'affettività, proprio perché siamo venuti fuori un po' da un mondo un po' scarno. Ma l'aspetto più interessante, che poi vedremo anche nel contributo
che dopo Andrea ci farà sentire. Quello che viene fuori è che forse la generazione precedente, a suo modo, ha creduto un po' di più nella nostra adolescenza, cioè ha pensato che gli adolescenti, cioè noi adolescenti in quel periodo lì, fossimo comunque capaci di attraversare il guado, di attraversare le difficoltà. E molte volte invece l'adulto di oggi, sia diciamo così, nella sua pratica educativa all'interno dei contesti principali, che sono la scuola, sia all'interno della dinamica e delle dimensioni genitoriali, l'adulto di oggi crede di meno nelle competenze dell'adolescente e quindi ci preoccupiamo molto di più. Questo è un fatto che è legato sicuramente al credere di meno nelle competenze dei nostri figli, nella capacità di stare dentro questo mondo così complicato, ma anche ha a che fare con una fragilità in più che abbiamo noi, che per certi versi è una sorta di, passatemi sempre il termine un po' farmaceutico, è un effetto collaterale dell'attenzione con la quale noi ci stiamo e ci siamo costruiti, insomma, no? Nel senso che più una persona si costruisce con un dialogo interno, con una capacità autoesplorativa, più probabilmente affronta le tematiche anche con un maggiore impatto interno e quindi poi si fa più domande e quindi poi rischia di avere anche qualche complessità in più con la quale, diciamo così, avere a che fare nelle notti insonne. E questo è un altro elemento che abbiamo un po' notato. Tutti elementi che disegnano una sorta di prospettiva di adolescenti che in questo attaccamento e distacco da un contesto importantissimo come la scuola si ritrovano in questo balletto dove si consumano gli aspetti e i luoghi che dovrebbero essere luoghi e aspetti che rassicurano, e quindi si perdono un po' e cercano di essere rassicurati, forse anche dentro una finestra virtuale che è quella dei social, che ha una potenza di fuoco straordinario e che crea un'anestesia importante nel loro vivere quotidiano. Questo è un po' pericoloso, questo lo dobbiamo, diciamo così, governare, dobbiamo tenerlo un po' in mente, dobbiamo cercare il più possibile di offrire, proporre alternative, ossigenanti, nel termine più metaforico, ma anche nel termine, diciamo così, più concreto, e quindi cercare il più possibile, fin quando riusciamo, di proporre loro una vita fatta al di fuori delle quattro mura di casa, al di fuori dai collegamenti, dalle connessioni, ma più in un confronto corporeo con i propri pari, affrontando le frustrazioni di qualcosa che non è andato liscio, insomma, facendoli fare quello che generalmente aiuta tutti ad avere una maggiore capacità di radicamento dentro le situazioni. Ecco, questo a volte, torno a dire, può diventare una fragilità sulla quale abbiamo un po' un modello un po' di tipo collusivo. Io, cosa dici, Andrea? Potrebbe Sì, no, perché avevamo anche delle domande che erano arrivate poi anche prima dell'incontro, quindi se vuoi possiamo Facciamo. anche andare. Poi dopo invece se vuoi fare il contributo me lo dici te, se vuoi più mio Ok, contributo. le domande, apriamo Sì, un po' di. c'erano arrivate nella lista delle persone che si erano iscritte, ma alcune cose le hai già poi affrontate tu. Una domanda era proprio come stanno adesso al rientro da scuola. E c'è una forbice, diciamo, un po' di pensiero nel genitore. Uno, chiaramente di riflesso anche per fortuna dell'ascolto di quello che i nostri figli ci dicono, no? Uno gli è stato portato via un anno e mezzo, cioè come dire, gli hanno rubato un anno e mezzo di vita o forse più, qualcuno, soprattutto dei ragazzi, dei genitori dei ragazzi che sono in quinta, dice, hanno fatto metà della scuola del liceo praticamente persa, senza frequentazioni. E questo è un punto di vista. L'altro è il punto di vista appunto di cosa ha lasciato di traccia e un po'
l'hai detto anche un po', è il nostro pensiero, è anche quello, insomma, di tornare a scuola e capire se siamo riusciti a recuperarli questi ragazzi. Quindi c'erano questi due versanti. Aggiunto il fatto che a volte il liceo dà questa percezione nello studente, non di prima, che abbiamo genitori sia che hanno ragazzini che stanno iniziando, ma ne abbiamo anche che stanno concludendo il loro percorso, che pian pianino ti stanchi di fare il liceo, no? Cioè, diventa una cosa che questa situazione di disagio, non so se ha permesso anche questa stanchezza, però qualcosa ci è arrivato, quindi qualcuno l'ha avvertito lo stesso, come dire, oh, dovevo finirli questi anni, li ho finiti, ma alla fine no. Situazione emergenziale sì, situazione emergenziale no, insomma, questo percorso, cosa dovrebbe servirmi? Poi alcune cose le hai dette anche tu in riferimento alle soft skill, insomma, alle nostre competenze base. Quindi c'era questo ambito che in parte hai toccato, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo tema. L'ultimo era quello delle regole, questo problema delle mascherine, no? Quando non rispettano queste regole, cosa dobbiamo fare, no, con i ragazzi? No? Vengono a scuola, devono mettere, non le devono mettere, nel senso che le mettono, non ci mancherebbe, no? Ma questo aspetto dell'attenzione, non attenzione al tema anche della protezione, e poi alla fine anche quello dell'aggressione. Queste cose qua, che in parte ha toccato, le volevo dire perché erano arrivate, come dire, le abbiamo citate precisamente. Ecco, prego. Beh, partendo dalla fine, sul discorso delle regole, il mondo dell'adulto in questo periodo storico deve un attimo fare, diciamo tra di noi adulti, deve fare un po' di mea culpa perché abbiamo un'immagine dell'adulto davvero, non so come dire, disarmante è una parola molto elegante, ecco. È un adulto che pubblicamente non Ci sta tengo a dire, guardando. siamo anche io e Alberto adulti, perché non è che lo diciamo. Ci siamo dentro tutti e quindi io non mi tolgo da questa profonda incoerenza. Però ci sono anche persone che più pubblicamente svolgono delle azioni anche, diciamo così, rappresentative, in cui davvero mettono in discussione il ruolo dell'adulto, mettono in discussione le regole, non stanno le regole, quindi diciamo che questa è una vecchia immagine, mi sembra di fare della retorica, però insomma, tendenzialmente gli adolescenti hanno bisogno di esempi, non di parole. Ecco, questo è inutile che ce la raccontiamo. Hanno bisogno di adulti che parlano poco, la distanza e la presa di distanza che molte volte gli adolescenti, soprattutto i maschi, hanno nei confronti delle madri, è anche un po' legato a questo, perché chiaramente c'è un femminile, un maschile, a proposito della giornata contro la violenza sulle donne, che è una giornata, secondo me, tremenda, perché ci ricorda per 24 ore centinaia di donne uccise da maschi che sono stati cresciuti da femmine che quindi, e da altri maschi, e quindi noi dobbiamo sempre porci una domanda: non possiamo pensare di risolvere la problematica dei femminicidi tagliando corto e pensando che sia un problema così di altri. È un problema di tutti, è di un atteggiamento che a volte non si esprime con una violenza. Diciamo così, fuori, diciamo così, dal seminato, quindi attenzionabile, ma esiste sempre un atteggiamento abbastanza discriminatorio tra maschile e femminile, e questa è una cosa che mi dà molto fastidio e che credo che sia importante che tutti noi ci sforziamo come approccio educativo a spingere su un posizionamento di attenzione e di riguardi nei confronti dei generi, che non significa riconoscere le diversità e soprattutto imparare a rispettare le diversità, credo che sia un aspetto di estrema valenza. Nella coppia genitoriale è importante, perché chiaramente è un esempio, e nelle quotidianità, anche nostre lavorative, insomma. Però quest'idea se facciamo delle cose, riusciamo a creare un solco nel quale poi gli adolescenti
crescono, io sono abbastanza convinto di questo. Non credo nei sermoni, non credo nelle chiacchiere, non credo nel parlare molto con i ragazzi, anche se si ha un'immagine a volte della pedagogia, della psicologia, come un qualcosa che ha a che fare col parliamone. Però io vorrei un po' sfatare perché in genere quando si parla molto vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando. I veri accordi e le relazioni importanti e profonde non sono fatte di tante parole, sono fatte di sguardi, sono fatte di sentirsi in empatia e in sintonia profonda, facendo delle cose insieme che arrivano perché abbiamo capito come siamo fatti, non so come dire. E questa cosa credo che sia molto presente negli adolescenti, soprattutto quando hanno un contatto profondo con qualche adulto, riescono a capire l'essenza dell'adulto nella sua presenza, nello stare insieme nelle situazioni, che siano buone, che siano cattive. Quindi credo che questo sia un aspetto di grande importanza. Il fatto che i ragazzi abbiano a un certo punto un po' di stanchezza dal liceo correlato, da liceo, da scuola, da periodo, è un fatto assolutamente, a mio parere, molto positivo. Quando, chiariamo bene, quando non è legato a un'avventura, diciamo così, negativa o dolorosa e non elaborata dell'incontro ravvicinato con qualche adulto maldestro frequentante la scuola, però con un'età diversa, che ha creato dei danni, no? Perché si possono anche incontrare adulti maldestri e allora l'adulto maldestro di per sé può anche essere utile nella nostra vita, perché ci serve, perché prima o poi incontriamo qualcuno di maldestro, quindi va bene avere una casistica, no? Quindi la scuola è anche un laboratorio dove va bene imparare un po' a fare i profiler, a capire quali sono i maldestri, quali sono le modalità con le quali si presenta la nostra vita. Però se questo fatto viene elaborato, non in solitudine, serve, è utile, perché diventa un antidoto, diventa un modo per affrontare quelle che sono un pochino le difficoltà che troveremo e che incontreranno sicuramente anche in altri contesti. Diversamente, se vivono in solitudine questa frustrazione, questa negatività, allora questo può creare dei danni. Può creare dei danni a un punto tale che il danno che si crea a quest'età può essere, diciamo, può accompagnare le persone fino all'età adulta. E questo non va bene, nel senso che noi dobbiamo creare degli adolescenti che sicuramente riescono, come si diceva prima, a navigare quando il mare è in tempesta, perché questo è importante per loro, è importante per noi. Ma allo stesso tempo la gratuità dell'incontro con adulti che, diciamo così, creano e minano in profondità la dignità, l'autostima, l'autoefficacia degli adolescenti, questo non va bene. Questo non mi trova d'accordo, nel senso che non, cioè, la difficoltà fa bene, la fatica fa bene, aiutarli a comprendere che la vita è fatta prevalentemente da fatiche e che grazie però a queste fatiche che incontrano e che incontriamo tutti nella nostra esistenza, abbiamo i momenti di felicità, no? I momenti di gratificazione, perché è la salita che crea poi l'effetto rilassante della discesa, del prendere respiro. Questo è il funzionamento anche fisiologico dell'essere umano. Noi arriviamo a dei picchi di stress, di attività, poi a un certo punto c'è il riposo quando abbiamo fatto molte cose. È un riposo diverso rispetto al riposo di chi non ha fatto nulla, no? E ha guadagnato, diciamo così, un qualcosa attraverso il nulla. Quindi questo, secondo me, deve essere un aspetto sul quale essere sempre molto chiari, anche molto, molto presenti. I ragazzi vanno affaticati,
vanno stressati perché è l'età dello stress, ma naturalmente con una modalità che permette anche loro di capire che cos'è lo stress, quindi di riconoscerlo, di trovare dentro di loro una sorta di meccanismo per risolvere le situazioni che portano stress, che portano problemi. Diversamente si ritroveranno sempre come per la prima volta di fronte allo stress, come per la prima volta di fronte alla fatica, e questo non crea processo di crescita, perché il processo di crescita in realtà è appunto quello di allontanarsi dall'ormeggio principale, dal porto sicuro che siamo un po' noi adulti, in particolare sicuramente la famiglia, ma per certi versi simbolicamente anche la scuola, perché i ragazzi di quinta molte volte devono inventarsi qualcosa di... Alcuni non fanno fatica perché ne hanno avute di ogni, ma qualcuno si deve inventare un minimo di negatività per poter trovare la forza di allontanarsi, no? Quindi a volte è un anno curioso. Il quarto e il quinto anno sono anni abbastanza strani, particolari. Il quarto anno è un anno in cui uno si sente già in quinta, per cui a metà del quarto anno comincia a dire: vabbè, non è già finita, no? No, guarda, dico, guarda che c'è un altro, c'è anche un, il film non è ancora finito, c'è un altro tempo da passare. Quindi c'è la famosa crisi del quarto anno. E in quinta, delle volte, quando ci si avvicina vicino al traguardo, ci sono tutti quei meccanismi che sicuramente io, ma tantissimo Andrea, conosce e vede nella quotidianità. Quindi qualcuno che comincia ad avere timori, qualcun altro che si inventa un meccanismo di esame, diciamo così, analisi del percorso della sua vita scolastica, che è stato tutto inutile, me ne vado, te ne vai a 2 mesi dall'esame. Cioè, sono tutte le caratteristiche delle fragilità che vengono fuori con tutta la loro la portata classica degli adolescenti. Ecco, torno a dire, affaticarli va bene, insomma, cioè, cercare di fargli fare delle scale per portare su qualcosa di importante per tutti. È qualcosa di utile e di positivo. Se gli facciamo fare le scale senza portare niente, così tanto per dire, e magari gli facciamo anche un po' il verso dietro dicendo che le scale aiutano a rinforzarsi i muscoli, forza e coraggio, ecco che questa cosa qua può entrare e creare quel meccanismo che da sempre c'è negli adolescenti, che è quello della provocazione, del mettersi di traverso rispetto a una roba che l'adulto sta proponendo, che forse non ha capito neanche l'adulto perché lo sta proponendo. Ecco, queste sono un po' le cose. Non so se ho risposto a un po' le riflessioni dei Mi sembra genitori. proprio di sì, Alberto, mi sembra di sì, anzi. Dopo poi diamo magari, voi ti facciamo vedere il video, poi diamo spazio alle domande, o vuoi che sentiamo? Cioè, così, poi dopo intanto ci pensate e ci potete fare qualche domanda, scriverla o farla in diretta, in modo che alcune delle cose che Alberto ha comunicato in questo incontro possano insomma diventare occasione di confronto. Allora, vediamo di andare in presentazione. Il genitore mi dice: guardi che io non ho fatto mai mancare niente a mio figlio, esprime la sua totale idiozia, perché il compito di un genitore è far mancare qualcosa. Perché se non ti manca niente, che ti serve la curiosità, che ti serve l'ingegno, che ti serve il talento, che ti serve tutto quello che abbiamo, in questa scatola magica, non ti serve niente, no? Se sei stato servito e riverito, come un piccolo lord rimbecillito in un divano, in tutto e per tutto, ti hanno svegliato alle 7:15 della mattina, ti hanno portato a scuola, ti hanno riportato a casa, ti hanno fatto vedere immancabilmente Maria De Filippi, perché non è possibile perdersi una puntata di Uomini e Donne, perché sapete che è una cosa pedagogicamente brillantissima. Ma una cosa di buon senso, una. Hai il coraggio di dire di no, il coraggio di bocciare. Io
Ho sfiorato mille volte la bocciatura finale. Una volta riuscii a prendere anche uno in matematica. Vedete, io me ne ricordo 50 anni dopo l'uno in matematica e non mi ricordo le centinaia di volte che mi hanno dato 6. Perché il 6 non dice niente, è sciapo, è mediocre. L'uno fantastico, me lo disse mio padre quando tornai a casa. Papà, ho preso uno in matematica e lui pensavo che avrebbe scatenato gli inferi, non so io che cosa sarebbe successo a casa mia. Invece lui mi disse: fantastico, quattro lo prendono in tanti, e invece uno non l'avevo mai sentito. E quindi c'hai un talento, figliolo. E poi con il suo passava dall'ironia alla parte più seria che era quella di dire: c'hai tempo fino a giugno a tirarlo su, se no per te sarà una gran brutta estate. Fine, più parlato. Perché lui credeva in me. E quando credi in un ragazzo non lo devi aiutare. Se è bravo, ce la fa. Perché la dobbiamo aiutare? Io aiuto una signora di 94 anni a attraversare la strada, ci mancherebbe altro. La metto sotto braccio, passiamo dall'altra parte. Perché devo aiutare uno di 18? Io al massimo gli posso dire: sei connesso? E questo è fondamentale. Sei connesso. Bene, questa è una strada. Ciao, tanti auguri per la tua vita. Si raccomandano le persone in difficoltà, non i figli. Perché devi raccomandare un figlio? Perché non ce la fa da solo, senza la nostra telefonatina? Che messaggio diamo? Eh? Siccome tu non ce la fai, per fortuna ci pensa papà. E infatti ogni tanto anche in italiano ci sono delle cose che sono veramente terrificanti. Io tante volte ho sentito dire da un genitore: io devo sistemare mio figlio. Sistemare. Ragionate, sistemare, come un vaso cinese o una bottiglia di rosolio. Dove lo sistemi? Dentro la vetrinetta? Sopra l'armadio? Hai messo al mondo che cosa? Un oggetto? O hai messo al mondo un'anima, e se hai messo al mondo un'anima non la devi sistemare. L'anima va dove sa andare. Noi dovremmo fare un altro mestiere che è quello dei sovrintendenti, dei capitani, capitano, mio capitano, il più grande film sull'educazione che sia mai stato fatto, ma il capitano non chiede permesso, il capitano non è democratico per niente, educare non ha nulla a che fare con la democrazia, dobbiamo comandare noi perché loro sono più piccoli e noi dobbiamo comandare, perché avete mai visto in uno stagno un'anitra con gli anatroccoli dove stanno? Dietro. Avete mai visto un'anitra con tutti gli anatroccoli davanti? È impossibile, è contro natura, perché le anatre sono intelligenti, noi meno, noi meno. Un genitore è un istruttore di volo, deve insegnarti a volare, non è un ricattatore, non è uno che spera che tu rimanga in casa fino a 60 anni, così diventi finalmente una specie di badante gratis degli anziani genitori. Questo è egoismo, c'entra niente con l'amore. L'amore è vederli volare, andare a fare qualcosa. Telefonata dell'italiano medio al figlio in Erasmus. Prima domanda: fa freddo? Che Erasmus si svolge solo in paesi artici, come voi sapete. Quindi è molto giusto chiedere se fa freddo, perché qua non fa mai freddo. Seconda domanda fondamentale: cosa hai mangiato? Ma perché siete così? Perché siete così cattivi?
Gianni facciamo pochi di figli. E quei pochi li distruggiamo? Perché non parli con tuo figlio di felicità? Perché non chiedi, stai godendo come un riccio? Perché bisogna godere nella vita. Non è mica una roba brutta godere. Vuol dire che c'hai un'idea, c'hai una fantasia, c'hai un sogno e ci stai correndo dietro. E se il tuo grande capitano ti dice, vai, figliolo, vai, che te ne frega del toast. Ecco, ci siamo. Se volete vi metto il link anche in chat, se uno se lo vuole andare a riguardare, ve lo metto lì, va bene? Allora cosa dite? Avete qualcosa da chiedere ad Alberto? Avete qualcosa da ridire a Crepè? Perché a Crepè bisogna sempre ridire, cioè qualcosa ci sta, qualcos'altro di meno che lui fa proprio apposta. È stato un colpo basso questo. Sì, avete qualcosa da ridire ad Alberto? Perché c'è tempo anche di quello, o a me, infatti, per il fatto che al momento sono l'unico che rappresenta la scuola e magari se c'è qualcosa da ridire proviamo anche a rispondere, ecco. Quindi se è l'occasione è anche questa, ecco, abbiamo già una domanda, prego. Io sono d'accordo sia con Crepè che con il dottor Urro. Va bene, ma sì, alcune cose vanno assolutamente giuste, perché da genitori a volte viene sto malessere di coltivare il malessere, insomma, ecco, e di non muovere invece le ruote, insomma, per farli andare fuori. Poi adesso penso che sia il periodo proprio della lotta, non so se è a casa vostra, ma proprio di mandarli fuori, insomma. Eravamo preoccupati perché stavano sempre fuori, adesso siamo preoccupati perché stanno troppi in casa, quindi abbiamo il rovescio. So cosa dice Alberto tu di questo, ecco. Bisogna sforzarsi come genitori di, appunto, di non controllarli, ipercontrollarli, ma semplicemente controllarli da lontano. Ecco, la metto semplificando notevolmente, insomma, un po' per riprendere quello che diceva Urro, quello che ha detto Crepè, insomma, perché altrimenti non crescono veramente in una società come questa dove tutto è controllabile immediatamente. Roberto, di tu qualcosa se così ci dai. Se dopo, intanto aspettiamo domande sia vocali, ma va bene anche in chat. Io ho anche WhatsApp aperto. Se uno non li vuole scrivere qui, li può scrivere a me sul gruppo o al numero mio. Adesso magari vi metto anche quello se qualcuno non ce l'ha. Prego. Cioè, potrei anche non farlo questo discorso perché in realtà c'è una platea di maggioranza femminile materna, no? Però siccome è virtuale, non rischio fisicamente che mi arrivino addosso degli oggetti. Però c'è uno schema che è un po', diciamo così, saltato. La crescita dei figli questo periodo è questo periodo sociale, chiamiamolo così, è una crescita dove è scattata nuovamente in maniera un po' più raffinata la delega materna, no? Per cui i figli molte volte vengono cresciuti come un tempo molto spesso dalle madri. In che senso? In un senso diverso rispetto a quello che è successo anni fa, no? Le nostre madri avevano una regia totale, fisica, psichica, della crescita dei figli. Di solito i padri arrivavano la sera, insomma, c'era un modello sociale anche che portava una serie di cose che sappiamo. Molte volte le mamme erano casalinghe, un po' perché c'era la possibilità di esserlo, un po' perché il modello era quello, era un modello del sogno americano, insomma, no? Dove c'erano tutta una serie di aspetti anche, diciamo, detestabili. Però
Poi cos'è successo? Sono successe tante cose, io non voglio banalizzare perché dire delle banalità è un attimo su questa roba qui, no? Però la sensazione che ho io è che, e poi cos'è successo? È successo che nello schema attuale delle famiglie il ruolo paterno è un po' uscito di moda, non so come dire, ma questo non perché ci siano dei motivi chissà che, cioè motivi sono legati un po' ai esclusi naturalmente i presenti, che tra l'altro ha anche fatto l'intervento, per cui non voglio giocarmi la simpatia di Stefano che mi ha appoggiato, quindi c'è un po' di complicità maschile che ci deve trattenermi, no? Però cosa è successo? È successo che noi il maschile lentamente ha cercato di trovare degli spazi e secondo me non li ha proprio tanto trovati questi spazi. Quindi c'è stata una sorta di modalità maschile che è andata un po' in cantina, in frigorifero, insomma c'è stata una sorta di ripiegamento di quello che è un modello che soprattutto nel periodo dell'adolescenza è fondamentale. È fondamentale che la madre faccia un passo indietro ed è fondamentale che il padre faccia un passo avanti. Io questo lo dico sempre. Qui si sono alterati un po', diciamo così, delle situazioni, ma questo non perché le mamme sono tutte cattive, le donne sono state cattive, il papà no. Si è alterato perché la struttura, diciamo così, paterna, la struttura maschile ha un po' non era presente, non è molte volte presente alla cosiddetta staffetta. Cioè ci ritroviamo delle madri che hanno cercato molte volte di creare delle condizioni di passaggio, no? Al testimone di una serie di funzioni educative rispetto alla crescita dei figli e si sono ritrovate anche per complicità e collusione loro davanti a una forma di paternità un po' troppo blanda, un po' troppo, diciamo così, passatemi questo termine brutto, ma poco significativa. Il posizionamento sul paternaggio, io ultimamente lo ripeto spessissimo, lo ripeto spesso perché ci credo tanto, credo molto nel fatto che non è. Noi siamo una società che tende a pensare che l'aspetto educativo, psicologico e pedagogico e la relazione d'aiuto sia sempre legata all'accoglienza e al maternaggio. Per me non è così, non è affatto così. Noi abbiamo bisogno di paternaggio anche, che a volte in maniera molto efficace riescono anche vicariando, riescono a farlo anche le madri, ma chiaramente creando anche un po' di confusione, altre volte la dimensione paterna viene un po' ostacolata da grandi madri, no? Che comunque mantengono la regia e fanno un po' fatica a lasciare il comando, la delega al comando. Questo passaggio è un passaggio che non è legato, ripeto, a cattivo, è un passaggio che è fatto anche di fragilità, che è fatto di fragilità di madri che fanno un po' fatica perché hanno un'immagine della paternità non ben chiara, perché hanno timore che succedano delle cose, perché hanno basato il loro rapporto con i figli soprattutto nell'ultimo periodo di crescita, quindi nel periodo dell'inizio dell'adolescenza, un po' appunto sul controllo, perché ci sono una serie di spinte anche culturali che ci fanno come dire, ci potrebbero far capire che se controlliamo siamo bravi genitori, se non controlliamo non siamo bravi genitori. Allora, tutto questo deve essere un po' rivisto. Io non ho una ricetta, perché se l'avessi stasera non sarei qua, avrei già delle ville da qualche parte, l'avrei utilizzata anche per me stesso. Però io credo un po' questo, cioè io credo che gli adolescenti in questo momento abbiano bisogno di paternage. Il paternage che cos'è? È un abbraccio, quindi paternage non è l'atteggiamento da caserma, non è quello non è paternage. Il paternage significa
avere un occhio sul futuro, un abbraccio che non è più un abbraccio che tiene il proprio figlio rivolto verso se stessi, ma verso l'orizzonte futuro, e l'altra cosa è trattenere di meno rispetto a quelle che possono essere i sogni e quelle che possono essere le spinte dei propri figli. Allora, molte volte io questa assenza di padri, anche in questi incontri qua, no? È un'assenza che a me non piace. Non mi piace prima di tutto perché lasciate da solo Stefano e pochi altri che si sono presi questo tempo, no? Perché c'è sempre questo atteggiamento che discutere, confrontarsi, condividere è più una roba femminile che non maschile. Non è affatto così. La paternità, il maschile in educazione ha bisogno di condividere. Noi come padri abbiamo bisogno di trovare anche noi delle strategie, perché non è semplice, perché il padre soprattutto in età adolescenziale a un certo punto deve per forza fare un gioco sporco, che è quello di allontanare un po' i figli, di fargli capire che la strada non è quella del comfort e dell'agio della casa, del ritrovare sempre i panni stirati, profumati e tutto il resto, ma che è un'altra cosa. Ma questo non perché gli vogliamo male, ma perché abbiamo la genetica, diciamo così, legata al ruolo paterno, che è quello appunto che serve poi agli adolescenti per spiccare il volo di cui parlava Crepé. Di Crepé che cosa io porto sempre a casa? Intanto porto a casa che è tanto cambiato rispetto a un Crepé che conoscevo, che era un pochino più impagliato, era un pochino più truccato e narciso. Io ogni volta che sento questo pezzo qua lo sento bello profondo, anche un po' rotto, arriva al punto fin troppo, perché è anche un po', diciamo così, selvaggio a un certo punto, no? Nella definizione di certe cose, però poi è vero. Cioè, l'idea è quella di creare delle condizioni per cui gli adolescenti si alzino da tavola con un po' di appetito e non impigozzati da adulti che attraverso l'offrire loro tutto quello che possono sistemano un po' la loro, non la loro coscienza, perché non è una questione di coscienza, ma la loro fragilità, le nostre mancanze, le nostre assenze, quello che ci è mancato quando avevamo la loro età, o forse quello che ci manca anche nei rapporti di coppia, rapporti di coppia genitoriale, perché anche quello è un tema mica da poco, che certamente non è che possiamo trattare questa sera a quest'ora in 51, eccetera, eccetera, però anche quello è importante. La staffetta nei rapporti di coppia genitoriale è un qualcosa di estremamente importante, che significa poter contare sulla persona con la quale stiamo condividendo il percorso di crescita dei nostri figli. Non è una cosa banale, è facile da dire, è facile da scrivere nei libri, ma è difficilissima da realizzare nella complicità quotidiana con la propria compagna, col proprio compagno con quale si ha deciso di intraprendere questo percorso, che è un percorso a vita come genitori. E quindi questi aspetti sono degli aspetti che secondo me sono importanti, sarebbero importanti da trattare con grande grazia, insomma. Sì. No, ti voglio far sto dito che c'è qualcuno che sta andando, perché evidentemente poi i tempi sono questi. Insomma, ma noi, in effetti, l'orario è quello. C'erano un paio di domande che però bisognerebbe provare a rispondere, se riesci, in maniera, anche se non è proprio la cosa migliore, sintetica, perché una ce l'hanno fatta in chat e hanno scritto appunto sulla difficoltà, e che possiamo rispondere entrambi. Cioè, quando uno ha delle fragilità, nostro figlio, e alla fine, di fronte alla verifica, all'ostacolo che può essere legato alla verifica e alla valutazione che consegue alla verifica, in realtà va in crisi e quindi reagisce anche con una reazione che noi non accettiamo come una reazione, ma il pianto è una reazione, come il ridere, quindi non va poi per forza così
così denigrata, così non ci deve abbattere, insomma, secondo me. E i ragazzi allora come fanno ad affrontare le loro frustrazioni? È un'altra domanda di una mamma che mi ha scritto in chat, invece, di una ragazzina, cioè di un figlio più o meno quindicenne, una figlia quindicenne, dice: ho visto che c'è qualcosa che non va, sono ancora in tempo per rimediare, ho già perso la, la partita con mia figlia che ha preso una strada, nel senso come dire, c'è qualcosa che vedo che non va, ma mi sembra di non poterlo correggere. Ecco, questo era una cosa quindi sono due domande toste entrambe, se vuoi provare. Poi noi rilanciamo comunque Alberto al suo indirizzo sempre disponibile e lo metto qua in chat, va bene? Io pure, quindi le cose che rimangono chiuse qui le riapriamo anche in maniera individuale e stretta. Prego Alberto. Poi organizzeremo altri incontri, certo, certo. Cortiletto virtuale. Sì. Allora, le cose rapidissime che mi viene da suggerire sono: se abbiamo dei figli fragili, non possiamo pensare che si robustiscano il giorno dopo. Cioè, uno ascolta il crepè, dice: ok, ho capito, adesso vado, s'arrangia. No. Questo è a volte è un errore che si fa, che facciamo in tanti. Do fiducia, non do fiducia. Dobbiamo stare in mezzo, nel senso che se questa è una generazione che è infragilita anche da un modello sociale, no? Quindi dalla sola individualità. Anche i nostri genitori hanno dato dei contributi alla nostra educazione, ma non sono stati i soli protagonisti. Noi siamo cresciuti anche con tante altre esperienze importanti, con tanti altri adulti, con tante altre realtà. La stessa cosa vale per loro. Quindi, quando siamo di fronte a un adolescente che ha delle fragilità e che è stato un bambino fragile per una serie di motivi, la cosa che io suggerisco è: mi raccomando, non facciamo dei riti di mea culpa e delle diciamo così sedute spiritiche per capire di chi è la colpa. Cerchiamo piuttosto di ragionare su come aiutare in maniera sensata i nostri figli, senza far finta di niente, affrontando la quotidianità con un po' di serenità. Le crisi, sapete bene, e se non lo sapete ve lo dico io, fidatevi, le crisi ci aiutano a diventare migliori, ci aiutano a diventare più intelligenti, ci aiutano a credere di più in noi stessi e anche ad apprezzare di più la vita. Quindi benvengano le crisi. Il problema vero è trovare delle persone con le quali condividere e applicare delle strategie per sostenere la difficoltà dei figli. Questo è importantissimo. L'altro aspetto, se sono ancora in tempo, siamo sempre in tempo. Noi siamo sempre in tempo per riparare i rapporti e le relazioni con i nostri figli e con le persone che amiamo. Sono aspetti anche che mi emozionano tanto, perché a volte ripariamo delle relazioni importantissime nella nostra vita a pochi giorni, a pochi minuti prima della chiusura. Questo lo sapete perfettamente. Accompagniamo a volte dei genitori che hanno avuto con noi un rapporto conflittuale. Di fronte a delle situazioni di grande gravità, riusciamo a riparare. Le persone che hanno un'intelligenza emotiva e che riescono ad avere un dialogo con se stessi, secondo me, equilibrato e sensato, riescono a riparare. Per cui non perdiamoci, l'adulto non si deve perdere. Gli adolescenti si possono perdere ed è normale che lo facciano, anche con una certa tonicità. Noi adulti non ci dobbiamo perdere, non dobbiamo perderci soprattutto nella loro difficoltà. Dobbiamo cercare di fermarle, dobbiamo cercare di stare con loro e dobbiamo a volte anche prendere delle decisioni importanti e soprattutto non dobbiamo nasconderci dietro delle situazioni che sono magari la difficoltà anche di una coppia genitoriale che non sta funzionando da molto tempo, di una situazione familiare che magari ha creato qualche tensione. Dobbiamo guardarci in faccia. Gli adolescenti, lo dicevo l'altra sera anche, gli adolescenti sono dei terapeuti che abbiamo in casa, qualcuno ci ha messo in casa dei terapeuti che lavorano sulle nostre problematiche. Lo fanno non come fanno i terapeuti, soprattutto a pagamento, che lo fanno molto lentamente, lo fanno con un atteggiamento di grande impeto perché vogliono arrivare a riparare le problematiche. Questo è un qualcosa che secondo me a volte
ci fa ripiegare e a volte ci crea anche molto dolore. Per questo abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di condividere, abbiamo bisogno di parlare, di gentilezza, di parole che ci aiutano un po' ad aprire gli occhi da un lato, ma che ci aiutano anche a credere un po' di più in noi stessi. Quindi se sbagliamo c'è un dato positivo, perché vuol dire che abbiamo capito di aver sbagliato. E questo è già un punto di partenza straordinario. Abbiamo capito sbagliato, si cerca insieme, si trovano delle persone con le quali ci sentiamo bene, cerchiamo di aprirci, cerchiamo di capire cosa possiamo offrire ai ragazzi per potergli dare una mano, per uscire da molte volte da pantani pesanti, che sono però classici, fisiologici della loro età, insomma, ecco. Bene, allora grazie, ringraziamo Alberto. Qualcuno giustamente ha dovuto chiudere anticipatamente, comunque insomma nell'orario che ce l'avamo più o meno date. E avremo modo con altri incontri anche di ritornare su questi temi. Vorremmo, e l'abbiamo detto anche l'anno scorso, ma lo ripetiamo quest'anno, fare qualcosa sul tema anche delle dipendenze, che è proprio il tema che anche è proprio tutt'uno con quello che Promeco ha pensato fin dall'inizio, sul tema anche del bullismo, del cyberbullismo, quindi ragioneremo insieme anche di questi temi. Volevo solo farvi vedere un secondo che nella pagina del liceo è possibile andare a cercare il servizio che noi abbiamo da tanti anni nella nostra scuola. Vi presento un attimo lo schermo, un secondo. Se andiamo sulla pagina del liceo, scorrendo tutta la pagina fino in fondo, nella parte finale, che adesso dovremmo così diciamo cambiare il logo, ma va bene, Promeco Distanza, quando si poteva fare solo a distanza, ma dentro c'è tutto il progetto di Promeco, compreso gli incontri che sono stati fatti anche in passato qua. Adesso aggiungeremo anche il link dell'ultimo, cioè per vedere questo video se uno lo vuole andare a rivedere. Ecco, quindi lì c'è la possibilità con i nostri contatti. E niente, concludiamo con un pensiero che è attribuito ad Einstein, poi a volte le cose vengono attribuite alle persone, in realtà qualcuno le ha scritte: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Cioè, ecco, una delle cose che su cui dobbiamo spingere, anche se banale, è questa. Cioè, è vero, sbagliamo, è vero, cadiamo anche, insomma, non dobbiamo tirarci su, ecco. Poi se ci si ferma per riflettere non va male neanche fermarsi, ma poi si riparte, ecco, ci si rimette in sella, ecco, perché anche le cadute scolastiche, come quelle della vita, che a volte servono le une e le altre a crescere, non sono il male, ecco. Il male è stare fermi, secondo me, ecco. E quando, allora, oppure lasciare ferma una persona e non provare a tirarla su se ha bisogno di una mano, quindi insomma questo. Ecco, do l'ultima parola giustamente a Alberto e poi dopo ci salutiamo. Prego Alberto. Credo che questa cosa della bicicletta mi piace molto, anche perché è la famosa storia di aver voluto la bicicletta pedala in forma più raffinata, perché naturalmente proviene dal liceo Roiti e quindi non potevano di certo dirci avete voluto la bicicletta pedalate, però tendenzialmente credo che il riassunto sia questo: se non pedaliamo dobbiamo mettere giù i piedi e quindi ci dobbiamo fermare, dobbiamo capire soprattutto che se mettiamo giù i piedi cerchiamo di metterli non su un fosso ma su un marciapiede e stiamo in equilibrio. La cosa con la quale mi piace chiudere è quella di dire: se abbiamo il sentore che ci sono delle fragilità e delle cose che non stanno funzionando, cerchiamo di aprirci, troviamo qualcuno col quale poter condividere questo momento. Posso essere io, perché il mio mestiere è quello di farmi gli interessi degli altri, ma ci possono essere tantissime altre realtà. Molti insegnanti del Roiti, sicuramente Andrea Celeghini, una persona che ha la professionalità, ma è anche una persona capace di ascoltare in profondità. Quindi non abbiamo, cercate di non avere e cerchiamo di non avere nessuno timore di essere giudicati, perché in tutte le case, vi assicuro, anche in quelle dove vedete sempre dei sorrisi e vedete tutto pulito, perfetto e lindo, in realtà ci sono delle cose che non stanno funzionando. Forti di questo, gli adolescenti che abbiamo sono fatti così e quindi vale la pena sorridere un po', amare anche le loro modalità molto maldestre e le nostre fatiche, e più che altro
concepire l'idea del processo educativo come un qualcosa che deve essere condiviso, perché ognuno può mettere un pezzettino e ci fa capire qualcosa che in quel momento lì siamo in difficoltà da comprenderlo perché siamo dentro il meccanismo affettivo. Ecco, questo mi sento di dire. Ringrazio pubblicamente Andrea, che come sempre è una persona meravigliosa, è riuscita a mettere in moto tutte queste cose. Grazie Andrea e grazie a tutti per aver dedicato del tempo. Magari alcuni mi conoscono pure, per cui dedicare del tempo a chi mi conosce direi che è altrettanto significativo. Grazie, grazie davvero. Grazie a tutti, davvero. Alla prossima occasione. Arrivederci. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Arrivederci. Grazie, arrivederci.